In questo video, come promesso nel video precedente, vi faccio vedere alcuni comandi di scorciatoia, ovvero quelle scorciatoie sarebbero quella combinazione di tasti che vi permette di fare determinate operazioni. Intanto vediamo se non utilizziamo le scorciatoie come dobbiamo fare per andare per eseguire certi comandi. Ad esempio, se voglio tornare al menu principale, vi ho già detto, dobbiamo premere il tasto con il disegno di Windows che avete sulla tastiera, con l'icona di Windows sulla tastiera. Altrimenti dovete andare in alto a destra, abbassarvi e andare a premere su Start. È un modo per tornare appunto allo Start. Ma invece se utilizziamo il tasto di Windows, vedete, ci arriviamo immediatamente. Queste sono le scorciatoie di sistema. Devo cercare un programma nello store, devo cercare un file su internet, devo cercare un programma tra quelli che ho installato. Cosa devo fare? Devo andare qua in alto a destra, abbassarmi, premere su ricerca, scrivere cosa voglio cercare e poi andare a cercare tra applicazioni, file, eBay, quello che voglio, questa parola qui, questa determinata casa. In questo caso abbiamo la possibilità di utilizzare appunto queste scorciatoie. Vediamone alcune. Non sono andato su siti a cercarlo, ma ho provato io di persona in modo da avere di provarlo con mano, di curiosare come piace a me. Allora, premendo ad esempio il tasto di Windows, quindi ve lo voglio ripetere per quanti non hanno seguito il video precedente, a cosa mi riferisco per tasto di Windows. Era Windows, la cerchiamo di nuovo con le immagini e andiamo a vederci una nuova immagine invece che quella. Ne prendiamo ad esempio un'altra. Ecco qua, era meglio che tenevo quella perché facciamo prima. Questa tastiera ha, vedete, il logo di Windows. Quello è il tasto di Windows di cui vi sto parlando. Quindi premendo questo tasto di Windows passiamo dalla modalità desktop, come vi ho fatto vedere prima, alla modalità dalla desktop a questa che è la modalità, chiamiamola nuova interfaccia. Allora, cosa succede? Ci troviamo qui nella modalità, ad esempio, desktop. Scusate. Per aprire il menu, quindi quello che io faccio spostandomi a destra e poi scendendo, per vedere questo io posso premere, vedete che il mouse adesso è qua, posso premere il tasto, quello lì di Windows, e la lettera C, quindi la lettera C di Como, di Cesena, di Cucuredu, quelle cose lì. Allora, tasto Windows più la C e vedete che appare il menu laterale e appare anche l'orologio. Quindi voglio sapere in grosso che ora è, che giorno è, lo posso vedere anche qua, non ci serve a niente. C'è la carica della batteria, abbiamo il campo, la potenza del campo del wifi, in questo caso sono su un portatile, e poi abbiamo il menu che vedete rimane fisso qua. Quindi tasto di Windows più C. Con il tasto di Windows più la E invece apriamo la visuale dei vari hard disk e chiavette che abbiamo collegati. Quindi tasto di Windows e la lettera E di Empoli, Elefante, Elettricista, vedete? Si apre questo che ci permette di vedere i vari file. Un po' il gestione risorse partendo direttamente dalla parte principale, dagli hard disk, il DVD e così via. Chiudiamo anche questa. Il tasto di Windows e la F, sicuramente la F sarebbe per Find, cioè cercare, si apre invece la casella di ricerca di Windows 8. Quindi tasto tre maiuscole e la F di farfalla, forza, frutta, vedete, apre direttamente la ricerca. Quindi non c'è bisogno che io vado come facevamo prima, mouse qua a destra, scendo e poi vado a premere su ricerca, ma direttamente lo faccio premendo il tasto di Windows e la F e entro direttamente nella ricerca per cercare quello che mi serve. Per uscire schiaccio sempre il tasto Esc 2 o 3 volte e arrivo alla pagina precedente. Poi abbiamo il tasto di Windows e la H di hotel, di handicap e così, tasto di Windows più la H e si apre le condivisioni. In questo caso le condivisioni non funzionano nella visuale desktop come siamo adesso, ma funzionano nella visuale di Windows 8, questa nuova interfaccia. Perché vi faccio un esempio. Se andiamo, ad esempio, qui siamo sul browser, quindi dove navighiamo in internet, e vogliamo condividere questa pagina internet, questo indirizzo link con qualcuno, teoricamente dovremmo premere il tasto per le maiuscole e la H e dovremmo poter condividere, cioè mandarle via email o inviarle a un contatto. Non è possibile. Lo possiamo fare invece se abbiamo questa pagina aperta sulla nuova interfaccia Windows 8. Quindi vado sulla Windows 8, premo su Google Chrome adattato
per Windows 8 scrivo Google IT, ad esempio, anzi vado su imparagratis.com, che è il mio sito, e quando appare dico: ah, la voglio dare a un amico, tasto di Windows, la lettera H, ecco che posso condividerlo nei contatti e con una mail, quindi inviare via email questo link, inviatelo a tutti. Torniamo, chiudo questa pagina con Alt F4, premo il tasto di Windows per tornare alla visuale desktop, come viene chiamata, e vediamo che se premo invece il tasto di Windows e la I di Italia, India, Imperia, quello che volete voi, quindi tasto maiuscolo e la I, si aprono le impostazioni, quindi entro direttamente dove posso avere il pannello di controllo, la personalizzazione del PC, le informazioni sul PC e altre caratteristiche che riguardano diciamo un po' le impostazioni del computer, quindi quello con il tasto di Windows con la lettera I. Se invece, anzi questo ve lo dico dopo perché non vorrei che si bloccasse, c'era la combinazione per bloccare lo schermo, ve lo spiego dopo. Anzi, ve lo spiego adesso perché ho paura di dimenticarmi. Con il tasto delle maiuscole e col tasto, scusate, di Windows e la lettera L, L di Livorno, Lima, Laccio, quello che sia, quindi tasto maiuscole e la L, si blocca lo schermo. Quindi voi siete in ufficio, siete a casa, vi dovete allontanare dal vostro computer, tasto delle maiuscole, tasto di Windows più la L, si bloccherà il computer, ovvero apparirà l'immagine di sfondo che voi avete scelto, e se volete rientrare nel sistema dovete premere sull'immagine e apparirà la casella per scrivere la password. Quindi mettete praticamente in stand-by, non in stand-by come elettricità al computer, ma come lavoro, quindi viene messo il blocca schermo. Questo con Win e L. Poi magari lo faccio all'ultimo, perché se dovesse bloccarsi il computer che non mi registra più, almeno lo sapete già. Poi possiamo andare con il tasto di Windows e la lettera X, X di xilofono e altre parole del genere, quindi tasto di Windows più la X, si aprono invece, sempre sul desktop, nella visuale desktop, queste che sono le impostazioni varie del sistema. Vedete, abbiamo diverse impostazioni del sistema, che è facile arrivarci appunto con il tasto della Windows e X. Vediamo anche però in questo caso gestione delle attività, che conosciamo bene, se una volta era Alt Control Alt Canc e ci apriva le attività in modo da chiuderle eventualmente. Io premevo sopra questa, se si era bloccata premevo termine attività e si bloccava, ma in più hanno migliorato questa gestione attività in una maniera grafica migliore. Premiamo su più dettagli e guardate quante informazioni abbiamo in base a ogni applicativo che ho aperto, quanta memoria occupa sul disco, quanto sta occupando, le prestazioni del computer, quali sono, eventuale cronologia, programmi che vengono avviati all'avvio, gli utenti che sono attivi in questo momento, altri dettagli e i servizi che sono attivi. Quindi vedete che è molto molto più bello avere informazioni così, oppure meno dettagli. Quindi questa è uno degli aspetti che possiamo avere con il tasto maiuscolo e la X, quindi avere tutti questo controllo del computer. Poi, per chi ha difficoltà visive, quindi non riesce a vedere bene determinati caratteri, come ad esempio questi qui più piccolini, che alcuni potrebbe dare difficoltà a leggere queste cose, abbiamo la possibilità con il tasto Windows, sempre il tasto di Windows che vi ho detto, con il più e il meno, cioè il tasto di Windows più proprio il segno più sulla tastiera, ingrandisco. Il tasto di Windows con il tasto meno, quindi col trattino, invece diminuisco la visuale. Vi faccio vedere, premo il tasto di Windows e il più ed ecco che si ingrandisce. Posso ingrandirlo anche di più, posso spostarmi, vedete, io mi sposto, quindi questo è, mi sposto col mouse sulla pagina e posso vedere ogni singolo pixel di questa pagina. Con Windows meno invece tutto torna a essere normale, anche fin troppo normale. Quindi questo è di aiuto per chi ha chiaramente difficoltà visive. Poi possiamo premere Windows e il punto, quindi proprio il punto, sapete, c'è la virgola, il punto e virgola, il punto. Windows e il punto invece ci sposterà questa finestra, scusate che ho premuto solo Windows, ci sposterà questa finestra su un lato o su un altro, vedete, scusate, Windows e il punto, tengo premuto Windows e il punto e sposto tutto su un lato piuttosto che sull'altro lato, vedete, quindi io, premendo sempre sul punto, ritorno alla visuale normale. L'ultimo, abbiamo
quello che una volta era, mi sembra, Control Shift e Stamp, adesso è diventato Window e Stamp. Stamp si trova in alto della tastiera, questa è una tastiera, si trova verso questa zona qua, dove ci sono questi quadratini qua, e solitamente sul mio portatile si trova su questo lato, ma insomma poi varia, comunque lo Stamp. Quindi il tasto Window e lo Stamp mi permette di fare una fotografia allo schermo. Proviamo per farvi vedere questo, andiamo ad aprire, possiamo aprire, fatemi, cosa posso aprire? Ah, apro no, apriamo le applicazioni, dato che non l'ho messo ancora tra le scorciatoie, prendiamo il Paint, apro il Paint, quindi il programma Paint esiste sempre, e faccio una fotografia ad esempio a questa pagina. Per fare la fotografia a questa pagina premo quelli che vengono chiamati in gergo tecnico screenshot, quindi fotografia dello schermo, premo il tasto di Window e stamp sulla tastiera. Come vedete si è scurito un attimo e si è illuminato immediatamente, vuol dire che ha fatto una fotografia. Adesso vado sul Paint, questo è il Paint, vado su incolla, l'incolla ce l'abbiamo qua, adesso c'è la lente di ingrandimento. Ma qui c'è l'incolla, quindi incolla ed ecco che ho la pagina. Potevo fare anche Ctrl V, lo so, però questa è la pagina che io ho fotografato di prima. Facciamo una nuova foto, non salvare, per chi crea tutorial, ad esempio, può essere utile fare ad esempio la foto di questa immagine. Quindi tasto di Window e lo Stamp. Vedete, si è scurito un attimo. Torno alla visuale. Alla visuale desktop, vado qui su incolla e come vedete ho incollato quella che era la fotografia di quello screenshot. Vedete? Ah, non tenete conto di Casale Monferrato, non sono di Casale Monferrato, ahimè. La centralina Telecom è di Casale Monferrato, quella che offre il servizio al mio paese. Diciamo che questo è tutto. Sistema ottimo, ci vediamo in prossimi video. Prova a bloccare lo schermo. Quindi Window L, come vedete si blocca, vabbè, questo è l'ingranditore, non so se sta registrando. Se sta registrando lo vedremo tra un attimo. Ed ecco qui che ritorno alla visuale normale.